della seconda manifestazione annuale che presenta qui a Teramo la danza classica, siamo venuti nella scuola della professoressa Merlo Liliana, una scuola che è una istituzione per la città di Teramo e per la provincia, perché è una scuola con un'antica tradizione, grazie all'enorme sacrificio della professoressa Merlo, che ha costruito, si può dire, diverse generazioni di giovani che si sono avvicendati per apprendere questa disciplina difficilissima, di alto valore artistico, oltre che con risvolti di carattere culturale, formativo, non soltanto somatico, materiale, ma essenzialmente spirituale. Noi ci avviciniamo a questo discorso con una profonda reverenza, perché conosciamo quali grandi sacrifici questi giovani affrontano per questa disciplina durissima, con delle speranze labili, forse dei sogni. Signora Merlo, da quanti anni è che lei sta lottando per costruire questa scuola? Beh, esattamente sono 20 anni, adesso è nel mese di novembre. Sono stati 20 anni, adesso nel mese di novembre, più o meno il 2022. E mi fa piacere che ci sia proprio questa occasione, che siete venuti da noi, perché io penso che non ci poteva essere un altro modo migliore di poter festeggiare questo 20° anno di lavoro. Sì, sono 20 anni che sono a Teramo. Abbiamo cominciato con una piccolissima scuola in via delle Cererie. Poi abbiamo avuto tanti problemi perché naturalmente la scuola di danza dava un po' di fastidio agli inquilini e al resto. E così, senza nemmeno volerlo, sono stata un po' spinta a costruire questa scuola. E non era inizialmente l'idea. E così ci troviamo in questo posto, direi abbastanza comodo, per poter lavorare. Abbiamo un pavimento idoneo, perché è molto importante che le ragazze lavorino su un pavimento di legno e non su un elastico, perché il lavoro di salto, insomma tutto il lavoro che si svolge al centro, i salti, non rovinino la colonna, non rovinino gli arti. Per questa ragione noi abbiamo pensato di costruire questa scuola. Lei non è di Teramo? No, io non sono di Teramo, sono figlia di italiani, sono figlia di immigrati. I miei genitori immigrarono in Argentina, là ho studiato e mi sono diplomata insegnante di danza, anche di danze folcloristiche, quelle nostre, le danze sudamericane. E in più ho studiato le danze spagnole, perché noi ci sentiamo molto vicini alla Spagna in Sud America, e contemporaneamente alla danza classica, quasi tutte noi studiamo anche la danza spagnola. Signora Merlo, l'ambiente teramano come ha recepito da 20 anni questa iniziativa, diciamo, di costruire questa scuola? Beh, al principio c'è stata un po' di perplessità, direi, anche se un buon gruppo, una quarantina di mamme, erano desiderose, desideravano avere anche nella città di Teramo la danza, perché c'era ad Ascoli e c'era una scuola già a Pescara, e loro si sentivano un po' tagliati fuori che in questa città non ci fosse la danza. Così sono venuti in contatto con me, che allora ero a Roma. È stato De Iulis che ha avuto i primi contatti con me per farmi venire a Teramo. E io sono rimasta molto, molto colpita dal desiderio di imparare delle bambine. Questo mi ha deciso a rimanere, perché a un certo punto dovevo scegliere tutte e due le attività, non potevo fare, a venire in provincia. Parliamo di questi giovani provinciali. Lei
con la sua esperienza culturale, appunto ci ha insegnato che viene da un altro paese, quindi ha una mentalità internazionalistica, se ci concesso dire, sa che l'ambiente provinciale, non ci riferiamo a Teramo in particolare, l'ambiente provinciale appunto, l'entroterra della cultura provinciale, costringe molti giovani, i più di essi che non hanno la fortuna di emigrare nelle città più grandi, a svolgere una vita meschina a volte, ridotta in ambiti piccolo borghesi, il cinema, la discoteca serale, il bar e qualche attività sportiva di supporto. Questa scuola certamente, e io sono convinto di questo, ha creato qualcosa di nuovo qui a Teramo e in provincia. Dicevamo, parliamo di questi giovani. Questi giovani come si avvicinano alla danza classica? C'è una difficoltà per inserirli loro stesso? Si sentono predisposti a questa attività? Mi spiego meglio. Nel turbinio di una vita moderna c'è un assorbimento di questi giovani verso interessi diversi. Lasciamo la droga, che è un discorso ormai desueto. Interessi che possano essere la danza moderna, il jukebox, la canzone, diciamo, di voga e via di seguito. Ecco, come mai molti giovani vengono invece ad avvicinarsi alla danza classica, che è una danza forse di altri tempi, chissà, una danza sì, tradizione, non certamente moderna o non certamente più tangibile da un punto di vista della facilità del contatto.